Continuiamo nel nostro viaggio intergalattico. Esattamente. Intanto, prima di tutto, no, il pigiama se n'è andato, che aperto. Dobbiamo tornare un attimo all'altare del vincolo. Che devi fare all'altare del vincolo? Guarda, te lo faccio vedere. Il telefono scarico. Yeah. Lo spengo. Attenzione. No, veramente, cosa devi fare? Ora vedrai. Non si è sentito. Abbiamo questo bellissimo oggetto chiamato Frammento di Estus. Ah, sì, giusto. Che aumenta gli utilizzi dell'Estus. Giusto, giusto. Andiamo a portarlo al nostro caro Andre. Andre. Sì, sì, è bello, bello vedere pure te. E noi potenziamo. Segniamo. Hai ricevuto un invito. Bello. Ciao, ciao, Seraphs. Ciao. Tu che sei inglese ma che non fa niente. Ci guardi lo stesso. Quanto serve per livellare? Un livello lo possiamo fare. 145. Un livello lo possiamo fare. E quindi cosa fai adesso? Vai in disparità? Allora, 16 e 16. Che non dunque, puoi portarle entrambe. Non posso portarle entrambe, facciamo l'armonizzazione. Ciao, 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 ciao. Fammi vedere un'altra cosa, più che altro. Non l'abbiamo presa. Cosa? Ci sta un oggetto che ci può essere molto utile. Abbiamo schiacciato. Cosa? Un'accetta che ci può essere molto utile. Che adesso andremo a prendere. È un'accetta? Yes. Ce l'hai già l'accetta? Sì, ma è una migliore. E che l'hai infogata a fare questa allora? Tanto qui telefoni dappertutto. Insomma, su, stiamo registrando. Perché era buona per i primi. Era buona per le prime. Diciamo volte, ma in uno dei miei file ho notato che questa accetta è molto più potente. Mm. Più tardi si farà in un certo modo, per ora va bene così com'è. Ok. Vedrai, vedrai. Adesso qua salti tutti. Esatto, solo questo che rompe. Malamente. I marroni. Perché quello è fa venire gente. Esatto. Ecco. Oh! Ti seguito. Parli di gente. Però vedi, una brava persona. Sì. Sono da dirmi. Ehi! Ehi, aspetta. E si danno le spalle alle persone. Ehi, hai perso l'accetta. Ho un déjà vu, questa parte l'abbiamo già fatta. L'accetta stava qua. Yes. Poi prendere la prima scusa. Ci sei già passato? Ah, fai vedere la cordicella. Vabbè, sì, la cordicella vista. Era. Era dispiegata per terra, non era a forma di O. Non era arrotolata. Quindi è un mimic. Il mimic è questa cosa orribile. Guardate quanto è bello. Quel famoso mostro che se aprite lo scrigno vi mangia. Lo avete visto quel calcio rotante? Se ti becca, probabilmente sì. Se siete un piromante morite. Quindi muore. Probabile. Ma non se ne metti altro. Sentite che bei versetti che fa. Non è tanto resistente. Beh, in realtà è anche abbastanza resistente. Comunque ascia è troppa questa ascia da battaglia abissale. Noi copriamo subito. Che fa danni oscuri. E per questo si chiama abissale, perché è dell'abisso. Esatto. Adesso ci sta il nostro. Questi cari amici che si svegliano prima di tutto. Scusa, chi è che è debole contro l'abisso qua? Un po' tutti. Ah, preso. Guarda come ci muori. Sì, tale mass. Io sono un uomo. Un uomo morto. Invece? E invece? Uomo di poca fede. Non male, non male. Un oggetto. Uomo di poca fede. Ora lo andiamo a prendere. Ora lo andiamo a prendere. Dammi un attimo. Non so cosa fai. Mi riposo un attimo al falò, perché conviene sempre. Qualcuno da evocare? No. Magari evochiamo per il boss. Non ho capito perché ti sei riposato. Ricaricarmi le Estus e il mana.
Perché per dove dobbiamo andare i nemici non respawnano. Ok. Cioè, nel senso, sarebbero comunque ancora vivi. Quindi qui c'è una trappola, innanzitutto. Qui ci sarà uno che sta alla scala, perché è un ergottino. Ora qui c'è una cosa da fare molto in fretta. Vedete questi qui che pregano? Bene. Caricato a testa bassa. Quello. Il primo che si alza, subito uccidetelo. Da fare fuori subito, perché si stava trasformando nello schifo. Nello schifo quello là nero con gli occhi rossi. Ok, questi non c'è bisogno di ucciderli, ma è divertente. Qui! Ve la ricordate lei? Le ricordate loro? E lumachine di merda. Fermo. Uccidila un certo là. Ok. Con calma. Gemma grezza, buona, la useremo dopo. Grande anima. La gemma grezza essenzialmente eleva gli scaling dell'arma. Cioè l'arma non scalerà più con forza o destrezza, ma farà più danni di base. È molto buona per se volete usare un'arma specifica, ma non volete magari potenziarvi le statistiche per usarla. Quindi molto semplicemente pompate l'attacco. Oddio mi sono... ok. Mi ero strabuggato per un momento. Vieni ragazzo. Però non si fa così, tu devi cadere nei tranelli che ti fanno. Lo so. Oh no, guarda che trappola. È perché quello non doveva essere già sopra. Non ha letto il copione. Non era previsto che fosse già sopra. Usiamo l'abilità speciale del campanellino, che recupera vita gradualmente. Poi toglieremo a breve, quando avremo piromanzie più potenti, il campanellino si toglie. Andremo full piromante. Ma considerate che adesso abbiamo uno spazio libero, ne approfittiamo. Qui ci sta un messaggio che ci dice tesoro più avanti. E in effetti è vero, perché uno di questi lascia un tesoro. Però ma ci sarà anche un nemico. Quelli che abbiamo appena raccolto sono talismani di Lloyd, chi se li ricorda verso uno, che impediscono che le persone si curino con le Estus. Beh, io ho visto un video in cui uno li lanciava su Mimic e lo addormentava. Esatto, si possono lanciare anche sui Mimic per un effetto molto particolare, perché il Mimic andrà letteralmente a dormire e vi lascerà il tesoro, che non è male affatto, così evitate di dover uccidere. Questi qua sono la definizione di stronzi, che ti colpiscono con gli scudi e poi ti tirano le saccagnate. Guarda che... Oh, di solito è molto più difficile farli fuori. Di solito dovresti pararli e contrattaccare, ma considerando che questo scudo fa un po' schifo, diciamocelo. È un pochino sì. È proprio l'opzione. Cioè, ha proprio aspettato che finissi il roll per attaccarti. Sì. Ce n'è migliore. C'è un oggetto lì. Spada larga. Una spada larga. Che non è affatto male. Ora noi possiamo fare una cosa. Qui c'è un piccolo segreto. Vediamo un po' il mana. C'è un piccolo segreto. Usiamo di nuovo l'abilità. Anzi, usiamo direttamente una cura. Che fa comodo. C'è un oggetto qui. E più avanti un altro segreto. Aprite questo scrigno. Spada di Astora. Spada di Astora. Ora qui ci sarà una piccola imboscata. Non so, io non l'ho presa mai. Allora. E là c'è un cane. Cioè, sono belli esplosivi quelli, quello là in alto. Esattamente. Volevo aspettare che ci passasse uno di quelli. Ce ne sono vari. Ho visto. C'è uno anche sotto qua. Sono vari, c'è uno lì che sta... sta contemplando. Mamma mia. La situazione si fa brutta. La situazione si fa parecchio brutta. Ma noi per fortuna
ce la facciamo. Guardate lì lo stronzetto che... Guardatelo che continua a lanciare le bombe. Proprio come se non ci fosse un domani. Continua a lanciare quelle bombe. Adesso abbiamo liberato l'area? No, neanche per sogno abbiamo liberato l'area. Buonasera. Abbiamo liberato adesso. C'è tornato un jam insieme a noi. Esattamente. Che vi spia da lontano. Che vi spia, ci lanci. E ora abbiamo ucciso tutto. E prendiamo l'oggetto più importante qui, che è la scheggia di Estus. Pensate che questo uccidiamo un cane. Costa 60 euro. E voi potete vederlo e potete vederlo gratuitamente anche senza avere la PlayStation 4. Esatto. Capito? Senza avere Xbox One. Non so se abbiamo ottenuto la chiave. Sì, esiste anche per PC. Ho fatto un miscuglio. Perfetto. Abbiamo ottenuto chiave della cella. Cioè, noi vi abbiamo fatto risparmiare 70 euro di gioco, 400 euro di console, che sia PS4 o Xbox One. Continua a giocare. Stavo leggendo la descrizione. Nodrik è piena di ladri. Questi in particolare è probabile che abbiano scalato le mura dell'insediamento dei non morti. In realtà vogliono rubare solo all'interno delle mura e si tengono alla larga dal castello di Lodric, che secondo la leggenda inghiotte inesorabilmente gli uomini. Inesorabilmente, che bella parola, inesorabilmente. Inesorabili come i vostri commenti. Quindi commenta inesorabilmente. Il commento più bello verrà premiato come? Ragazzuoli, chi di voi riuscirà a dare il commento più divertente alle prestazioni di Federico Garbarino, anche conosciuto come il Tarta o W o che si voglia? Ebbene, potrà schiavizzarlo e richiedere una prestazione, nel senso che richiedete, non lo so, di fare un boss nudo o di suicidarsi in maniera particolare, e lui sarà costretto a fare un video specifico solo per voi, per il miglior commento. E fidati che oppure gli date delle sfide impossibili e non lo riprendiamo finché non ci riesce. E questo potrebbe essere veramente, veramente una cosa, cioè, divertente. Quasi quasi provo io a vincere la gara. Commento il video. Lo fai tu. Sì, veramente, almeno così c'ho la scusa. Beh, in effetti siamo noi i giudici, no? Quindi siamo 2 su 3, quindi... Se ricordate, Alessandro... i nemici illuminati molto probabilmente si alzano. Illuminati? Sì, aveva una lucetta... Gli illuminati ci sono sempre. Qui abbiamo un amicone. Quelli un amicone molto ciccione. Questo è... Noi l'abbiamo offeso e ma lui quel ragazzo si poteva falciare ieri, poi che fa. Si può backstabbare, mi raccomando. Ma sei abbastanza indietro qui adesso. Nonostante sia grosso. Sì, siamo ancora... siamo, più o meno siamo inizio al gioco. Hai scelto la build full forza? No, ho scelto la piromanzia, che è la... è una delle build, diciamo, più potenti. Ah, è carina questa, fa molto male. Ah, l'abbiamo presa prima, è una scia abissale. Una scia abissale presa da un Mimic, che è molto molto buona. Ora che abbiamo ucciso il tipone, da cui posso aggiungere, se siete fortunati, potete riuscire a droppare l'arma o l'armatura. Hai droppato qualcosa? No, da lui non ho droppato assolutamente niente. Hai 10 di fortuna, vero? Sì, credo. Andiamo. No, ho 7. No, la mia fortuna fa abbastanza schifo. Quel fantasma mi ha appena fatto prendere un colpo. Allora, qua sopra c'è un oggetto. E ora con un po' di parkour. C'è un altro oggetto. Complimenti. E io non ho. Mi dimentico che per saltare bisogna premere. Ok. Il tasto cerchio, cosa che devo cambiare. Ogni volta. Ogni volta, prima o poi, quando dovrò fare un parkour... da qualche parte di pericolo. Particolare, sì, che ci sarà un abisso sotto, ci morirò. Morirei malissimo. Sappialo. Assolutamente. Sappialo lei. Un anello del sacrificio. In poche parole, questo anello ci permetterà... se lo equipaggiamo, se moriamo, ci permetterà di conservare tutte le anime che abbiamo, ma l'anello si romperà. Quindi è utilizzo singolo. Magari avete tantissime anime e non le volete perdere. Domanda fondamentale, quanto costa riparare l'anello rotto? Non si può riparare, si rompe e basta. Che cosa? Non è più come Dark Souls 2.